Ciao e benvenuto in questo video. Oggi parliamo di un argomento veramente molto importante e anche un pochino più strano rispetto a tutti gli argomenti che abbiamo parlato in passato. Parliamo di chi si lascia, divorzi e quant'altro. Magari vi racconterò anche qualche mia esperienza personale, perché queste cose qua incidono tantissimo sul proprio stato fisico e soprattutto su anche lo stato d'animo, che lo stato d'animo è molto importante, anche perché se il vostro stato d'animo non è ok e voi non siete ok, i risultati poi non sono ok. Quindi di conseguenza persone che si lasciano e si divorziano veramente hanno diverse problematiche emotive. Però quello che voglio dire, ragazzi, prima di tutto vi dovete iscrivere su questo canale YouTube, accendete la notifica perché ogni settimana escono contenuti di valore dove cerchiamo di educare e dare informazioni, e gli argomenti che naturalmente ogni settimana tiriamo fuori vengono dalla nostra community Ready Più Fitness, dove i nostri clienti ci chiedono di affrontare degli argomenti. E come oggi vi parlerò di un argomento proprio di io ho tantissimi clienti che sono divorziati, sono lasciati, che mi dicono che la loro ex l'ha rovinati e quant'altro, e quindi vi racconterò anche un po' di mie cose personali, ok ragazzi? Quindi rimanete collegati e attaccatevi la sedia perché si parte. Allora, quello che dobbiamo sicuramente affrontare oggi è in maniera diretta l'argomento, perché sicuramente, come ho detto più volte, tutti i percorsi di allenamento, il mio metodo di fitness coach si basa molto su la mentalità, ok? Senza di quello intanto non si può ottenere grandi risultati, oppure non si possono fare proprio grandi cose in maniera costante e continua, quindi state buttando via tempo e tempo. Non è proprio una cosa molto carina buttare via, perché il tempo non vuole dar più indietro nessuno, quindi io partirei con una mentalità vincente. Allora, quello che vi voglio raccontare è che fondamentalmente mi sono reso conto che, anche un po' per l'età e quant'altro, che tantissimi miei clienti vengono da divorzi, da persone che si sono lasciate e soprattutto hanno uno stato d'animo proprio sottoterra. Quindi se anche tu ti trovi in questa situazione non c'è niente di male, perché sono cose che possono succedere, dillo a me, quindi nel senso ti capisco perfettamente. Però detto questo, succede anche che per affrontare questo argomento ti dici: cosa ci incastra un Mario Fitness Coach e quant'altro? No, stai sbagliando, perché stiamo parlando di mentalità, quindi si parla di emozioni, e le emozioni, diciamo, sono tre punti: amore, tristezza e rabbia. Le emozioni dell'amore, che diciamo che sono quelle che ti coinvolgono, è sicuramente che cominci a perdere la speranza. E perdere la speranza è una cosa veramente molto brutta, perché se non c'è speranza è difficile andare avanti. Quindi sicuramente questa è una cosa che va affrontata e il primo punto fondamentale. Per quanto riguarda la tristezza, invece, è più un discorso legato alla solitudine. Cioè, ti senti solo, devi ricominciare da fare da capo, solo, sola, insomma, e quindi è difficile ripartire. Quindi guardate queste tre leve emotive, quanto impattano sulla vostra vita, quanto impattano sulle vostre decisioni, senza pensare che magari c'è anche del rammarico, c'è magari dei pensieri dove dici: cavolo, se facevo delle cose. Quindi quello che dico sempre io alle persone è: poi il tempo non vuole andare più indietro a nessuno, e quando si fanno delle scelte bisogna essere più sicuri. Allora, invece, per il discorso della rabbia è una cosa un pochino più diversa, perché ci sono persone, come mi è successo anche a me in passato, che non accettano di essere lasciate, e quindi diventa veramente molto difficile. Oppure persone che decidono, per un motivo o per un altro, di rimanere insieme perché magari ci sono bambini, famiglia, cose, cavoli e mazzi, e di conseguenza il rapporto non è più amore ma è rabbia. Quindi diventa un rapporto di frustrazione, ti senti deluso, ti butta giù, non sei più soddisfatto della tua vita perché c'è sempre qualcosa che non va. Quindi c'è sempre questo mal di stomaco e ti crea veramente tantissimo stress. Quindi vedete come queste tre leve emotive impattano sulle vostre decisioni, sul vostro stato d'animo. E quindi quello che è il mio obiettivo di oggi è quello di darvi dei consigli pratici per affrontare questi momenti. E soprattutto che sono cose che magari non c'è una persona che sta guardando questo video che non si è lasciata, però sicuramente magari è un momento di solitudine per altri mille motivi, o ha uno di questi punti che magari ho elencato, che sicuramente gli potrà essere d'aiuto per ritrovare voi stessi e avere sicuramente uno stato psicofisico
migliore, che è molto importante per la vostra salute. Quindi quello che vi voglio dire, il primo punto sicuramente molto importante, è accettare la vostra situazione, perché se fate finta di essere un'altra persona, di essere in un altro momento, oppure di andare con la testa troppo in avanti, è giusto avere dei pensieri a lungo termine, è fondamentale, perché come magari sei un imprenditore lo sai benissimo, la visione è una cosa molto importante, perché è quella che fa funzionare per tutto il motore, quello che ti dà la benzina e quant'altro, però uno deve essere realistico, deve dire, oh, io oggi sono in questa situazione, non è che allora non posso fare niente, anzi posso fare molto, però lo devo fare a piccoli passettini, non posso avere delle pretese che magari dall'oggi a domani cambia la cosa, magari ti dai un tempo, ti metti in agenda delle cose che succedono e soprattutto te le scrivi, perché scriverle, credimi, è molto importante. A me mi è successo per altre situazioni, non per relazioni naturalmente di coppia, ma per altre cose, scrivere quello che succede ogni giorno, quello che ho dentro, tipo fare un'agenda, un diario, dove ogni giorno, ogni settimana scrive qualcosa, è molto importante, perché ti posso garantire che ti levi tanto peso dalla pancia, ok? Questo è un po' il concetto, quindi accettare la situazione e affrontarla in maniera diretta senza nascondersi. Un altro punto importante è parlare delle vostre emozioni, cioè quello che avete dentro, come ho già detto, di scrivere e quant'altro e tutto, è molto importante trovare un gruppo di pari dove la pensa come voi e magari si trova anche in questa situazione, quindi parlare e tirare fuori è veramente molto importante. Questo ad esempio succede molto nella mia community, dove i clienti si parlano, dove si conoscono, oppure dove allenano le persone in palestra, dove si crea un gruppo che non è come l'attività fisica, non è solo vado ma alleno, c'è Giovanni pronto, attenti via, no, è anche un discorso dove ci sono persone che si creano gruppi, si creano delle amicizie, si va a mangiare fuori. È questo, perché l'attività fisica in questo caso è una cosa importante, perché a parte che vi fa scaricare tantissimo e quindi è fondamentale, e poi soprattutto cosa succede? Succede che facendo attività fisica si creano delle relazioni e si creano delle situazioni dove si va anche oltre a semplicemente a fare una sudata insieme, no? Dicendo le cose in maniera molto semplice. Ricordatevi di andare avanti, o meglio, cioè dobbiamo pensare che comunque il mondo non si ferma, non esiste mai una cosa che rimane per sempre, ok? Il mondo va avanti, soprattutto nell'era che siamo oggi, che è tutto molto più veloce, cioè pensare che sono in questa azione, oddio cosa succederà, vediamo, speriamo, cioè non funziona così, siete voi che dovete essere persone d'azione, uomini e donne, forza, muovetevi, così come ho fatto anch'io tante volte in delle situazioni difficili. E quindi quello che vi dico, sinceramente parlando, cambiate anche le percezioni. Magari ti rendi conto che ogni giorno stai facendo dei passi in avanti e di conseguenza, facendo questi passi in avanti, ti rendi conto che, oddio, non è quello che vorrei oggi, però delle cose stanno cambiando. Quindi è tutto qua questa cosa. Io magari non voglio fare ora quello che poi dice lo sport, la vostra salvezza, la vostra medicina e tutto, però vi posso garantire che lo sport aiuta tantissimo. Perché? Perché magari venite da un momento dove per la tua vecchia ragazza, divorzio o quant'altro, quello che hai fatto e tutto, ti sei messo sempre da parte e ti trovi adesso solo in uno stato psicofisico disastroso, ti guardi allo specchio, non ti piaci, magari sei una donna, c'hai la cellulite, hai le gambe gonfie così, perché magari il tuo compagno neanche ti guardava più, non ti guardava più con gli stessi occhi di prima, perché non era più interessato a te, oppure sei un uomo che si è fatto un culo così perché lavorava dalla mattina alla sera e quant'altro, e di conseguenza arrivi a un certo punto che non c'è più nulla di tutto questo, oppure ti trovi anche ad affrontare queste situazioni perché comunque stai affrontando un divorzio, dico, ma se te non cominci a ricaricare le pile e la tua macchina funziona bene, a un certo punto le decisioni saranno prese in maniera peggiore, il tuo stato diventerà non performante, e soprattutto c'è un discorso dove oggi se non ti prendi cura di te stesso, mi spieghi chi lo farà. Quindi io diciamo, vi consiglio veramente di cominciare a fare qualsiasi attività fisica, poi sicuramente le attività, quelle che faccio io e il mio percorso e quant'altro, sono piene di questo tipo di persone, e mi sento che posso aiutare veramente questo tipo di persone a risolvere queste problematiche. Però questo è naturalmente un video informativo dove do educazioni, cerco di anche di entrare in linea con quella che è la persona che sta guardando questo video, perché fondamentalmente sono cose che mi sono successe anche a me, non c'è nulla di male,
e penso che possa essere d'aiuto a tante persone, anche perché la nostra community ha detto: cazzo, questo video qua potrebbe essere interessante, fallo, perché ci piacerebbe tantissimo sapere un tuo pensiero. Quindi lascia un like se ti è piaciuto, lascia un commento e ricordi che ti devi iscrivere in questo canale, e se vuoi approfondire naturalmente quello che è il nostro percorso e come possiamo aiutarti, naturalmente siamo a disposizione, e ricordati di iscriverti, come ti ho detto, a questo canale, perché ogni settimana escono dei video contenuti di valore. Ci vediamo nella prossima puntata, ragazzi.